Ripercorriamo brevemente la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. In quel tempo Gesù, che ormai è risorto, disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli, qui con l'espressione popoli si intendono le nazioni pagane, per dire che l'annuncio cristiano è un annuncio che ha carattere universale, inclusivo. Saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati. Veramente il testo greco originale non dice la conversione e il perdono dei peccati. Dice un'altra cosa. Dice la conversione per il perdono dei peccati, che non è la stessa cosa. Cioè dice che per ottenere il perdono dei peccati occorre la conversione, occorre il cambiamento di testa, di cuore, di vita. Per ottenere cioè il perdono dei peccati occorre passare da una vita autocentrata, da una vita votata unicamente all'affermazione di sé, da una vita introversa ad una vita decentrata, estroversa, messa a servizio degli altri. Questa è la conversione che ottiene il perdono dei peccati. Questa è la conversione che ci fa vivere una vita vera, buona, bella, riuscita, realizzata, perché si compie la nostra identità, che è quella di essere fatti per amare ed essere amati. Nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione per il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Ma Gerusalemme non è una nazione pagana. Gerusalemme è la sede del Tempio, della casa di Dio. Lì il pio israelita si recava per ottenere il perdono dei peccati. E lo otteneva facendo offerte, presentando doni, compiendo sacrifici. Doni, offerte, sacrifici per i quali era stabilito un preciso prezzario. E quindi, come potete ben immaginare, tanti soldi arrivavano nelle casse del Tempio di Gerusalemme. Quindi per Gesù non esiste più un luogo deputato, un rito deputato per ottenere il perdono dei peccati. Per ottenere il perdono dei peccati occorre il cambiamento di vita, che è qualcosa di molto più impegnativo, che coinvolge l'intera persona. Molto facile compiere un rito, ben più difficile cambiare vita. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città, dice il testo originale, restate fermi, immobili, in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. È la promessa dello Spirito Santo, è la promessa della Pentecoste. Lo Spirito ha un compito ben preciso, quello di donarci luce perché possiamo entrare nelle profondità degli insegnamenti di Gesù e darci forza per tradurre gli insegnamenti
in comportamenti, in atteggiamenti vivificanti, che cioè comunicano vita. Poi li condusse fuori verso Betania. Sembra un'espressione così irrilevante, in realtà non è così. Perché questo verbo, li condusse fuori, in greco, lo ritroviamo pari pari nel libro dell'Esodo, quindi è un verbo di carattere tecnico. Lo ritroviamo nell'Esodo dove ci indica l'azione liberatrice di Dio del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Quindi qual è il messaggio veicolato da questo verbo tecnico? Il messaggio è questo, che la terra promessa da terra di libertà si è trasformata in terra di schiavitù, dove Dio è tenuto prigioniero, dove il popolo è tenuto prigioniero. In che senso? Nel senso che l'istituzione tradizionale giudaica, l'istituzione religiosa, aveva fatto passare nella testa dei fedeli un'immagine sbagliata di Dio, falsa di Dio, una caricatura di Dio. Qual era questa immagine falsa, sbagliata? Qual era questa caricatura? Era l'immagine di un Dio per ottenere il favore del quale, per ottenere il perdono del quale, occorre compiere continuamente sacrifici, occorre fare continuamente doni, occorre porre in essere continuamente offerte. Se vuoi che Dio ti guardi con occhio di favore, se vuoi che ti perdoni, allora devi fare tutte queste cose che portavano tanti soldi nelle casse del Tempio. L'immagine che di Dio Gesù fa passare è un'immagine completamente diversa. È quella di un Dio che non chiede offerte ma si offre, che non chiede sacrifici ma si sacrifica, che non chiede doni ma si dona, che non succhia il pane dalla bocca della gente ma si fa pane spezzato per la vita di tutti. Ecco perché l'hanno fatto fuori. Perché minava con il suo insegnamento, minava il sistema dalle fondamenta. Poi li condusse fuori verso Betania, cioè li condusse fuori dalla istituzione religiosa, schiavizzante. Li condusse fuori da questa immagine, da questa caricatura di Dio, immagine sbagliata, falsa. E alzate le mani, anche qui, il richiamo è all'Esodo. Qualcuno di voi forse ricorda la battaglia di Mosè contro Amalek. Tutte le volte che Mosè teneva le mani alzate, il popolo vinceva, quando le abbassava il popolo perdeva. Le mani alzate qui indicano la vittoria di Cristo sulla morte, ma anche sull'istituzione religiosa. Li benedisse. Mentre li benediceva, la benedizione di Dio, che cosa è? La benedizione di Dio è il sì di Dio all'uomo. Un sì irreversibile, irrevocabile, che parla di amore, di misericordia, di perdono, di simpatia. Un sì che ha trovato la sua massima espressione in Gesù, l'amen di Dio, il sì di Dio all'uomo. E noi, discepoli, benedetti, siamo chiamati a benedire, cioè ad essere icona, trasparenza, annuncio, testimonianza di questa benedizione di Dio. Annuncio, icona, trasparenza, testimonianza dell'amore quindi di Dio. Amore preveniente, gratuito, disinteressato, smisurato, incondizionato. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Bella roba. Tornano nel Tempio.
e ci stanno volentieri, di buon grado, contenti. Gesù li ha appena condotti fuori e loro tornano nel Tempio. In quel Tempio che Gesù aveva definito spelonca di ladri, perché più che cantare i salmi nel Tempio di Gerusalemme si contavano i soldi. Ritornano in quel Tempio di cui Gesù aveva preannunciato la fine. Perché? Perché il Tempio e i riti che nel Tempio si compiono danno sicurezza. Una sicurezza falsa, una sicurezza che tiene bambini, che non ci fa maturare nella fede, però una sicurezza. Ci sarà bisogno dello Spirito Santo, ci sarà bisogno della Pentecoste perché siano liberati da tutto questo. Ed è una liberazione che continuamente dobbiamo invocare, perché permanente è il rischio di affidare al rito la nostra sicurezza. Cosa vuol dire che dobbiamo buttare a mare il rito? Ma no, semplicemente che il rito deve diventare quel tempo, quello spazio in cui noi attingiamo luce e forza, così da poter, guidati dallo Spirito, e questa compagnia l'unica certezza, percorrere le strade del mondo, offrendo risposte nuove ai bisogni sempre nuove, alle sfide sempre nuove del mondo in cui viviamo. Oggi è l'ascensione, Gesù sale al Padre, ma non cessa di essere presente in mezzo a noi, non ci abbandona, non ci lascia soli. Continua ad essere presente, anzi la sua presenza diventa addirittura più efficace. Mentre percorreva le strade della Palestina, solo alcuni potevano incontrarlo. E comunque lui restava sempre esterno. Dopo la sua ascesa al Padre, qualunque uomo, di qualunque tempo, di qualunque luogo lo può incontrare. Lo può incontrare nella sua parola. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rimane in me e io in lui. Lo può incontrare nei sacramenti che la Chiesa celebra. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Lo può incontrare nella comunità, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Lo può incontrare nei poveri. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Lo può incontrare dentro di sé. Lo abbiamo sentito nel Vangelo di domenica scorsa. Chi mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ecco, cari ragazzi e ragazze che state per ricevere il sacramento della confermazione, che lo Spirito Santo vi aiuti, ci aiuti a frequentare con fedeltà questi luoghi dell'incontro con Cristo Gesù oggi, e faremo esperienza di pienezza di vita. Amen. Cari fratelli e sorelle, ripercorriamo la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. In quel tempo Gesù, già risorto, disse ai suoi discepoli: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli, cioè a tutte le nazioni pagane. Questo dice della universalità del messaggio cristiano. Nessuno è escluso. Saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati.
alcuni testimoni, cioè alcuni manoscritti autorevoli dei primi secoli, riportano un testo che tradotto suona un po' diversamente. Suona così, per essere precisi: e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione per il perdono dei peccati, non e il perdono dei peccati, per il perdono dei peccati. Questo a significare che il perdono dei peccati è l'effetto della conversione, del cambiamento di testa e di cuore, del passaggio da una vita autocentrata, introversa, votata unicamente all'affermazione di sé, ad una vita decentrata, estroversa, messa a servizio degli altri. Come vedete, un significato ben diverso. E nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Ma Gerusalemme non è una nazione pagana, è la sede del Tempio, della casa di Dio, cuore dell'ebraismo. Lì occorreva recarsi per ottenere il perdono dei peccati, e non bastava recarsi al Tempio, occorreva fare offerte, presentare doni, compiere sacrifici, tutte cose per le quali era stabilito un puntuale prezzario. E quindi questo portava nelle casse del Tempio di Gerusalemme tanti soldi, e con i soldi il potere, e con il potere i privilegi. Gesù dice: per ottenere il perdono dei peccati non è necessario uno spazio dedicato, un apposito rito, occorre cambiare vita, cosa molto più impegnativa. È più facile accendere una candela, recitare il rosario, che perdonare chi ci ha fatto del male, evidentemente. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città. Il testo greco dice: restate seduti, fermi, immobili, in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. È la promessa della Pentecoste, è la promessa dello Spirito Santo. In questa richiesta di stare fermi c'è l'affermazione di un primato fondamentale nella vita della fede, nella stessa vita missionaria della Chiesa, e cioè il primato del ricevere sul fare, cioè il primato dell'ascoltare la voce dello Spirito. Dice San Paolo nella lettera ai Romani che soltanto chi ascolta la voce dello Spirito è figlio di Dio. Occorre innanzitutto ascoltare lo Spirito che parla alla Chiesa attraverso la Sacra Scrittura, attraverso gli accadimenti, attraverso le parole dei fratelli e delle sorelle che incontriamo nel cammino della vita. Il fare viene dopo. Prima occorre ascoltare la voce dello Spirito, che soffia dove, quando e come vuole. Diversamente il nostro fare sarebbe soltanto un fare affannoso, ma sterile. Qual è il compito dello Spirito Santo? Direi che è duplice.
intanto quello di illuminarci, così da poter comprendere sempre più e sempre meglio il contenuto degli insegnamenti di Gesù, e poi donarci la forza per tradurre questi insegnamenti in atteggiamenti, in comportamenti che comunicano vita. Poi li condusse fuori verso Betania. Il verbo greco usato è un verbo di carattere tecnico, nel senso che lo ritroviamo in Esodo, per indicare l'azione liberatrice di Dio, l'azione di liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Quindi, questo sta a significare che la terra promessa, da terra di libertà, si era trasformata in terra di schiavitù, perché l'istituzione religiosa teneva prigionieri Dio e il popolo. Li teneva prigionieri trasmettendo un'immagine falsa, una caricatura di Dio. Immagine falsa, caricatura. Quella di un Dio esigente che chiede continuamente per sé doni, offerte, sacrifici. Se vuoi il favore di Dio, se vuoi che ti guardi con occhio di benevolenza, se vuoi che accolga le sue richieste, se vuoi che perdoni i tuoi peccati, allora devi fare offerte, portare doni, compiere sacrifici. E così tanti soldi finivano nelle casse del Tempio di Gerusalemme. Gesù veicola un'immagine diversa di Dio, l'immagine vera, quella di un Dio che non chiede sacrifici ma si sacrifica, quella di un Dio che non chiede offerte ma si offre, quella di un Dio che non chiede doni ma si dona, quella di un Dio che non toglie il pane dalla bocca della gente, soprattutto dei poveri, ma si fa pane spezzato per la vita del mondo. È chiaro che questa immagine, se fosse passata, avrebbe fatto saltare il sistema, e allora Gesù doveva essere fatto fuori il più in fretta possibile, e di fatto così avvenne. Poi li condusse fuori quindi dall'istituzione religiosa, perché potessero fare esperienza di libertà. Poi li condusse fuori verso Betania, e alzate le mani, anche qui può essere letto un rinvio ad Esodo, alla battaglia Mosè-Amalek. Ricordate che tutte le volte che Mosè alzava le mani il popolo vinceva, quando le abbassava il popolo perdeva. Gesù alza le mani in segno di vittoria sulla morte, di vittoria sulla istituzione religiosa. Li benedisse. Mentre li benediceva, che cos'è la benedizione di Dio? Noi la riceviamo spesso, ad ogni messa per esempio. La benedizione di Dio è il sì di Dio all'uomo, un sì irreversibile, irrevocabile, detto una volta per sempre. L'espressione massima di questo sì di Dio all'uomo è Gesù, che non a caso in Apocalisse si autodefinisce l'Amen di Dio, il sì di Dio all'uomo. E noi, discepoli benedetti, siamo chiamati a diventare icona, trasparenza, immagine, segno efficace, strumento della benedizione di Dio. Siamo chiamati cioè a diventare segno, immagine, strumento dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, del perdono di Dio, della simpatia per l'uomo di Dio, della sua fiducia nelle infinite potenzialità di bene che abitano il cuore di ogni uomo. Si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia,
e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Qualcuno potrebbe dire, oh, che bello, eh? Ma non lo so. Gesù li aveva portati fuori dall'istituzione religiosa e loro ritornano nel Tempio di Gerusalemme, e nel Tempio ci stanno veramente bene, non se ne vogliono andare. Perché? Ma evidentemente perché il Tempio, con i suoi riti antichi, ammantati di vesti sontuose, di incensi, di parole misteriose, dà sicurezza. Una sicurezza falsa, che mantiene bambini, che non fa crescere nella fede, che non fa diventare adulti, però una sicurezza. Sarà necessaria la Pentecoste, sarà necessario lo Spirito Santo per liberare i discepoli da tutto questo. Che cosa significa? Che occorre buttare via il rito? Ma noi un rito lo stiamo celebrando. È il rito dei riti, l'Eucarestia. Memoriale della passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo di Gesù. Fonte e culmine della vita della Chiesa. Non dobbiamo buttare via il rito. Il rito deve diventare quel luogo, quel tempo, in cui attingiamo luce e forza per uscire dal Tempio e, guidati dallo Spirito, questa è l'unica certezza, la sua compagnia, e guidati dallo Spirito percorrere le strade del mondo, mettendo la nostra vita a servizio degli altri, offrendo risposte adeguate alle istanze, alle sfide, ai bisogni di questo nostro tempo complesso. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo l'ascensione del Signore. Gesù sale al cielo, ma non ci lascia orfani. Non ci lascia soli, non ci abbandona. Anzi, la sua presenza diventa addirittura più intima e universale. Fintanto che percorreva le strade della Palestina, solo alcuni lo potevano incontrare. E comunque lui restava sempre esterno. Dopo la sua ascesa al cielo, ogni uomo, di ogni tempo e di ogni luogo, lo può incontrare. Lo può incontrare nelle sue parole. Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica rimane in me e io in lui. Lo può incontrare nei sacramenti che la Chiesa celebra. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Lo può incontrare nella comunità dove due o tre sono riuniti nel mio nome e io sono in mezzo loro. Lo può incontrare negli altri, a cominciare dai poveri. Qualunque cosa avrete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avrete fatto a me. Lo può incontrare dentro di sé. Ricordate le parole di Gesù nel Vangelo di domenica scorsa. Chi ascolta e mette in pratica le mie parole, questi mi ama, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a frequentare con fedeltà i luoghi dell'incontro con il Figlio del Padre, e finalmente faremo esperienza di pienezza di vita. Amen. Ci stiamo avvicinando alla solennità di Pentecoste e quindi nelle letture che vengono proclamate la fa da protagonista lo Spirito Santo. Qual è il compito dello Spirito Santo? Direi è duplice: illuminarci e donarci forza. Illuminarci per comprendere sempre più e sempre meglio
il contenuto degli insegnamenti di Gesù. E poi la forza per tradurre questi insegnamenti in pensieri, atteggiamenti, comportamenti capaci di comunicare vita. Inevitabilmente, ce lo ricorda il Vangelo di oggi, questi pensieri, questi atteggiamenti, questi comportamenti confliggono spesso con i pensieri, gli atteggiamenti, i comportamenti della maggior parte degli uomini. Pensate ad alcune questioni come l'inizio e il fine vita, la guerra, la pace, l'ecologia, tutte le questioni relative al rapporto tra profitto d'impresa, giustizia, bene comune, qualità della vita, dignità dell'uomo, temi molto complessi, dove spesso si crea conflitto appunto tra pensieri, atteggiamenti e comportamenti che scaturiscono dagli insegnamenti di Gesù e pensieri, comportamenti, atteggiamenti frutto dei pensieri, degli atteggiamenti e dei comportamenti di molte persone. Una certezza e due derive da evitare. La certezza è che, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, quelli che seguono lo Spirito Santo sono figli di Dio. E quindi seguire lo Spirito Santo, essere docili ai suoi insegnamenti, allo Spirito Santo che ci parla attraverso la Sacra Scrittura, ma ci parla anche attraverso gli accadimenti individuali, collettivi, ci parla attraverso i fratelli e le sorelle che incontriamo nel cammino della vita. Essere docili allo Spirito ci rende figli di Dio, quindi ci mette in buone mani, le uniche mani veramente affidabili. Le derive da evitare quali sono? Beh, la prima deriva è quella di, come dire, fuggire la possibile persecuzione, la possibile emarginazione, la possibile derisione, piegandoci agli insegnamenti, agli atteggiamenti, ai comportamenti del mondo, diventare mondani. E la seconda deriva è quella di arroccarci nel castello, tirare su il ponte levatoio e interrompere il dialogo con il mondo. Il dialogo va continuato, pur nella diversità delle posizioni, va continuato perché ci fa bene e fa del bene al mondo. E quindi chiediamo veramente allo Spirito Santo di donarci luce e forza per mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e recare bene a noi e al mondo. Amen. Ci stiamo avvicinando alla solennità di Pentecoste e quindi il protagonista delle letture bibliche è Lui, lo Spirito Santo, che ha, come ben sapete, un duplice compito. Da un lato, illuminarci e così aiutarci a comprendere sempre più e sempre meglio gli insegnamenti di Gesù. Dall'altro ha il compito di donarci forza per tradurre questi insegnamenti in atteggiamenti, in comportamenti che comunicano vita. Certo, poi questi atteggiamenti, questi comportamenti si scontrano con gli atteggiamenti e i comportamenti praticati dalla maggior parte dei figli di Adamo.
Ecco allora, ci dice Gesù nel Vangelo di oggi, che all'orizzonte si profila l'ombra della derisione, della emarginazione e financo della persecuzione. Una certezza e due derive da evitare. La certezza ce la ricorda Paolo nella lettera ai Romani. Coloro che sono guidati dallo Spirito sono nelle mani di Dio. E non ci sono mani più affidabili delle mani di Dio. Però occorre lasciarsi guidare dallo Spirito, ascoltare lo Spirito che parla oggi alla Chiesa attraverso la Scrittura, attraverso gli accadimenti della vita, attraverso le parole dei fratelli e delle sorelle che incontriamo lungo il nostro cammino. Questa è la certezza. E poi due derive da evitare. La prima deriva è quella dell'inseguire gli atteggiamenti e i comportamenti della maggior parte dei figli di Adamo, cioè la mondanizzazione, al fine di evitare appunto la derisione, l'emarginazione, la persecuzione. E l'altra deriva da evitare è quella di ritirarsi nel fortino, alzare il ponte levatoio e interrompere il dialogo con il mondo. Questo dialogo va invece continuato, anzi addirittura rafforzato, perché questo dialogo fa bene al mondo e fa bene a noi. Chiediamo allora allo Spirito Santo che ci aiuti a individuare e poi a realizzare il modo per mettere in pratica la parola che oggi abbiamo ascoltato. Amen.